Presidente Abbo, allora, dopo tanto silenzio arriva la voce della regione, quella di Giovanni Toti, commissariamo l'ambito provinciale. Insomma, intanto dal punto di vista istituzionale lei chiaramente non ha gradito il fatto di saperlo dagli organi di informazione, ma la situazione reale qual è? Sì, beh, è ovvio che non si può gradire perché sarebbe piaciuto più essere stato convocato, chiamato per questa vicenda. D'altra parte, insomma, a volte le brutte figure è meglio ricevere che farle, ma questo non lo dico con tono polemico, lo dico semplicemente perché secondo me il Presidente ha sbagliato, avrebbe dovuto, visto che noi siamo gli attori principali, avrebbe dovuto convocarci, chiamarci e spiegarci perché noi ad oggi non sappiamo neanche bene quali sono le intenzioni della Regione. Io questa mattina ho scritto una lettera al Presidente e a tutti i nostri, diciamo, rappresentanti regionali del ponente affinché si attivi subito un tavolo su questa problematica, ma anche su altre, perché con la Regione abbiamo altre partite aperte, perché si divenga a un dibattito, a un confronto, perché ognuno metta sul tavolo quelle che sono le proprie idee, le proprie posizioni, poi c'è anche il discorso dei finanziamenti, perché noi abbiamo ben poche risorse, la regione secondo me ne ha molte di più, però Quindi per più arrivare che a i una soluzione. commissariamenti, più che i commissari, che sono fra l'altro un altro costo, servirebbero forse Diciamo che soldi, il no? commissariamento, lo si faccia o non si faccia, non è la risoluzione dei problemi. Egoisticamente io potrei anche dire la patata bollente passa, la togliamo ai nostri uffici, quindi però non voglio fare osservazioni di questo tipo. Io penso che invece, soprattutto in questo momento, che è un momento di responsabilità, ecco, dove ognuno deve mettere, come dicevo prima, deve mettersi in gioco con le proprie capacità, con le proprie proposte, perché su questa vicenda dobbiamo trovare una soluzione, la soluzione esce solo dal buon senso e dalla buona volontà di tutti. E dico anche certi comuni, lasciando da parte quelli che possono essere i personalismi che l'amministratore può avere per averne dei vantaggi diretti, ma giocare una partita unica per risolvere il problema. Risolvere il problema vuol dire poi risolvere per tutti, non vuol dire risolvere per uno solo. Vuol dire fare questo nuovo ROIA sul sedime ferroviario dismesso, una cosa che però non si può fare domani mattina, quindi insomma le preoccupazioni restano per la stagione. È un tema di cui avevamo già parlato, questo, e poi però non ci sono fatti, ahimè, passi avanti, per cui l'idea è buona, mancano anche le risorse, però le risorse bisogna un po' andare a cercare. Per esempio il sindaco Chiappoli diceva che lui è comunque disponibile a mettersi delle risorse sue, questo è un fatto anche positivo, se la regione ce ne mettesse un'altra parte, ecco che si addiverrebbe a una quadratura per attivare questo famoso, chiamiamolo raddoppio se vogliamo, in un territorio che in effetti bisogna dire sta subendo dei danni non da poco, perché poi è un territorio turistico, c'è un sacco di gente in questo periodo e quindi ci sono poi dei danni all'economia, all'indotto, tutto il resto, senza dimenticare che i danni primari sono proprio il disservizio per tutti gli utenti. Perché, insomma, quando una persona poi arriva e non si può fare una doccia, non può bere, in estate soprattutto è un fatto veramente negativo, ecco.